Buonasera a tutti, oggi un video veloce veloce, perché vedete c'è un problema di costi delle pellicole fotografiche, soprattutto quelle là a colori e soprattutto del soprattutto le diapositive. Allora io mi sono chiesto, ma è vero che le pellicole oggi a colori, negative e diapositive costano più di quello che costavano molti anni fa? Cioè, il costo di queste pellicole è esagerato rispetto a quanto costavano tanti anni fa? Oppure in fondo il prezzo quello è? Questa è la domanda che mi sono posto. Certo, per fare una cosa del genere bisognerebbe fare una prova comparativa fra i prezzi delle pellicole degli anni 80-90, per esempio, rapportati a quelli di oggi. Una cosa impegnativa. Io ho pensato di fare una cosa minore. Perché mentre facevo delle ricerche per un altro libro che sto scrivendo sulla fotografia, mi sono imbattuto in questo numero di fotografare del gennaio 1985. E che cosa hanno fatto del gennaio 1985 i bravi redattori di fotografare? Sono andati in giro per negozi, perché allora internet non c'era, e nei diversi negozi hanno chiesto i prezzi di due pellicole in particolare, la diapositiva della Kodak Hectachrome e il Kodak Color 100. Ed è stata una bella, come dire, una bella inchiesta, si potrebbe dire, una bella analisi di mercato, se vi piace di più. E quindi si possono trarre delle conclusioni. Quello che hanno fatto loro è andare a vedere 5, 10, 15, 20, 25 negozi diversi per vedere che prezzi avevano queste pellicole, c'è cioè la diapositiva Kodachrome e il Kodak Color 100, che era una pellicola da battaglia, si potrebbe dire. E è uscito fuori un quadro abbastanza, come dire, variegato, c'è chi si faceva pagare una pellicola pure il doppio rispetto ad un altro negozio. Questo capitava soprattutto se tu vai in un posto turistico, là i costi delle pellicole lievitavano neanche di tanto. E insomma, vedi questo, vedi quello, vedi quello. Ho visto tutti questi prezzi e si può ricavare un prezzo medio. Quindi il prezzo medio della Hectachrome 100 e il prezzo medio della Kodak Color 100 del 1985. E qual era il prezzo medio? Benissimo. Allora, praticamente queste due striscette di carta, praticamente ho detto due volte, va bene, non fa niente, è uscita che Kodak Color 100 costava in media nel 1985 7.500 lire. Mentre l'Hectachrome 100 nel 1985 costava 11.000 lire e mi sono chiesto: ma adesso queste pellicole quanto costano? Oddio, se vado a vedere quanto costano di per sé non ricavo niente perché ho un valore in euro che non è paragonabile al valore in lire di allora. Cioè, capiamoci: se il Kodak Color 100 costava 7.500 lire e facciamo riferimento al valore dell'euro che è circa 2.000 lire per un euro, dovrebbe uscire fuori che costava 3,50 euro, un prezzo assolutamente ridicolo, evidentemente. E invece no, per fare il calcolo come si deve, sono andato su un sito internet che, basato sui dati Istat, mi dà il valore attuale di quella somma di denaro. Non quello aritmetico, un euro circa 1.900 passa lire, no, che tiene conto inflazione, rivalutazione e tutte queste cose qua, per vedere quanto varrebbero adesso 7.500 lire, oppure, come in questo caso qua, 11.500 lire, 11.000 lire per quanto riguarda l'Hectachrome. Benissimo. E allora sono andato a fare questa ricerca e ho messo nella casella, potete provare pure voi, 1985, 7.500 lire rapportato al valore di euro di oggi. Ed è venuto fuori che praticamente sono equivalenti a 11,40 euro. Parliamo di una pellicola di 36 pose. Quindi, se adesso dovessimo comprare una Kodak Color 100, rapportata alle vecchie 7.500 lire, spenderemmo 11,40 euro. Ma adesso, se voglio prendere una pellicola della Kodak a colori e
la Coda Color non ci sta più, deve andare a vedere la Gold sostanzialmente, che è 36 pose, quanto spendo? Spendo di più o spendo di meno di quanto spendevo nel 1985? Allora, ho fatto una ricerca su un sito che ha i prezzi medi, diciamo, abbastanza equilibrati, perché ci sta chi, per esempio, su certi siti spara dei prezzi incredibili, però questo sito qua ha un prezzo medio abbastanza equilibrato. Ed è uscito fuori che una Kodak Gold 36 pose, che è 200 ISO, ma praticamente la Kodak Color 100 non la fanno più, costa 11 euro. Quindi praticamente il prezzo della pellicola a colori Kodak nel 1975 è uguale a quello di adesso. Quindi non c'è stato un reale aumento di prezzo per quanto riguarda le pellicole a colori negative. Praticamente, per quanto parliamo di Kodak, pellicole base, allora il prezzo è sostanzialmente lo stesso. Quanto pagavate nel 1985, quanto si pagava nel 1985, tanto si paga nel 2024. Quindi praticamente nessuna differenza. Sembra strano, ma è così. E quest'analisi di mercato che ha fatto Fotografare è molto importante perché prende in considerazione 30 negozi, non uno solo, prima internet non c'era. E quindi dà effettivamente un costo reale di queste pellicole, anche se in riferimento al prezzo medio, perché i prezzi poi spesso erano diversissimi. Allora parliamo invece della pellicola diapositiva, la Ektachrome. La Ektachrome costava nel 1985, sempre come prezzo medio, 11.000 lire. 11.000 lire. E viene da chiedersi, e adesso, queste 11.000 lire, quanto valgono rispetto ad oggi? Cioè, le 11.000 lire del 1985 in euro di oggi, a quanto vale? Quanto corrispondono? Corrispondono a 16,70 euro. Quindi, se comprassimo una pellicola diapositiva Ektachrome 100 adesso con i prezzi del 1985 spenderemo 16,70 euro, ma quanto costa adesso effettivamente proprio la stessa pellicola, la Ektachrome 100, se andiamo su internet a comprarla con un prezzo che è quello sostanzialmente quello medio? Beh, non ci crederete, costa 30 euro, esattamente, quasi, non esattamente, il doppio. E qua si vede che effettivamente una differenza c'è stata. Cioè, mentre le pellicole negative a colori, per quanto riguarda la Kodak, i modelli base, si potrebbe dire, hanno mantenuto sostanzialmente lo stesso prezzo, per quanto riguarda la Ektachrome, che è diapositiva, il prezzo è esattamente, quasi, non esattamente, quasi raddoppiato. Allora, effettivamente, quindi che conclusioni possiamo trarre da questa analisi empirica, non approfonditissime, eccetera, eccetera, che effettivamente le diapositive hanno subito un aumento di prezzo enorme, forse perché se ne producono molto poche rispetto a prima e quindi i prezzi sono molto elevati. Le pellicole negative a colori, per quanto riguarda la Kodak, le pellicole base, sostanzialmente costano quanto costavano nel 1985, dove, attenzione, i volumi di produzione erano enormemente superiori rispetto a quelli di adesso. Poi parliamo di una Kodak Color 100, che era proprio una pellicola da battaglia, quindi la compravano tutti, che aveva la compattina, eccetera, eccetera. Quindi pensate quanti milioni di rullini o di metri di pellicola si producevano. E questa è la conclusione che viene fuori. L'ultima cosa, prima di chiudere, le pellicole costano, indubbiamente. Ora però ci sono dei sistemi per risparmiare, che riguardano soprattutto il bianco e il nero. E il sistema primo per risparmiare e fare una scelta di economia per quanto riguarda la pellicola. Cioè, se dovete comprare una pellicola in bianco e nero, scegliete quella che costa di meno. Perché poi non è che prendete pellicole bidoni. Possono esserci pellicole che vi piacciono e non vi piacciono per quanto riguarda la resa che danno. Ma pellicola bidone, che fa schifo, in parole povere, beh, quella effettivamente non la trovate. È difficile che trovate una pellicola bidone. Se invece voi andate sia in bianco e nero sia a colori verso le pellicole esoteriche,
che vi promettono doppi strati per quelli a colori, colori, queste cose qua, allora i prezzi incominciano a aumentare pure tanto. E beh, ma è normale, insomma. Ma se voi volete semplicemente fotografare senza fare chissà quali effetti particolari con l'analogico, prendete la pellicola che costa di meno e che sia anche compatibile con i vostri gusti. Ma non basta. Perché un buon fotografo si sviluppa da sé, perlomeno le pellicole in bianco e nero, deve anche scegliere bene il rivelatore, lo sviluppo da usare. Qual è il migliore? Beh, quello altamente concentrato, in modo che va diluito, che ne so, una parte per 25, una parte per 50. E, altra cosa importantissima, uno sviluppo che abbia una grande durata all'ossidazione, perché se lo aprite e poi dopo 2 mesi già lo dovete buttare, sono soldi pure che avete buttato. Qual è il migliore di tutti da questo punto di vista? Ma sicuramente il Rodinal. Attenzione però, il Rodinal con la formula originale, non l'R09 che non rispecchia la formula originale, perché quello dura un paio di mesi. Il Rodinal con formula originale, pure aperto, dura circa 20 anni, quindi avete tutto il tempo per sviluppare queste pellicole. Sempre per quanto riguarda il bianco e nero, c'è un altro modo assolutamente consigliabile per risparmiare: bobinare le pellicole. Se fate la bobinatura delle pellicole, risparmiate dal 30 al 40, a volte pure al 50% rispetto al caricatore confezionato, quale che sia la marca, perché si rapportano sostanzialmente alla stessa marca. Se sono sempre bobinate le pellicole, poi la bobinatura c'è pure un altro enorme vantaggio. Potete scegliere il numero dei fotogrammi che volete scattare in una certa giornata, pure 12, pure 8, pure 6, chi ve lo vieta sostanzialmente. Quindi la bobinatura delle pellicole comporta un enorme risparmio. Prima di chiudere, voglio farvi vedere un'altra volta questa Zenith E, che è stato oggetto di un mio video di un bel po' di tempo fa. Guardate come sta combinata questa macchina fotografica. Questa macchina fotografica è stata una macchina che è stata 20 anni in una cantinola e poi si è allagata una perdita d'acqua. Non funzionava, ma chissà come sono riuscito a rimetterla in sesto e a farla un'altra volta funzionare nel video che adesso risale a un po' di tempo fa. Ora mi sono chiesto, beh, è passato più di un anno se non sbaglio da quel video, questa Zenith che poi gran parte delle parti metalliche di ferro sono arrugginite, funziona ancora a distanza di tutto questo tempo? La risposta è sì. Bene, con la Zenith miracolata vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.